l'idea di lanciare una startup come Scalapay è nata da diverse esperienze che abbiamo fatto nel lanciare dell'e-commerce in Australia e dei marketplace. Abbiamo scoperto che abbiamo competenze forti nella parte tecnica dell'e-commerce, non eravamo molto bravi invece a vendere il prodotto, un prodotto fisico al cliente finale, e quindi abbiamo detto c'è tanta opportunità per migliorare il processo d'acquisto, la parte tecnica, per tanti merchant, e farlo in maniera trasversale su tante piattaforme di e-commerce diverse. E io penso sicuramente la skill più essenziale è lo sperimentare, poter sperimentare e poter acquisire informazioni, knowledge in maniera molto rapida, perché le cose cambiano velocemente. Cioè, gli investitori che hanno avuto più successo, Warren Buffett, eccetera, se li senti parlare, sono molto concentrati su questa cosa della verità. Tanto che hanno come cultura, quando ci sono due persone, no, che parlano male di un terzo, vanno sempre a prendere il terzo per portare una conversazione, per affrontare. Cioè, la cosa più importante è la verità. Tramite la sperimentazione si fa fuori tutte le opinioni, le idee, le cose, le misconceptions, e si arriva alla verità, cioè cos'è che vuole il cliente, questa policy aziendale può funzionare. Sperimentare e capire come in maniera molto rapida, in una questione di ore, si arriva ad avere la stessa informazione che tipicamente serve mesi, questa è una skill super importante. E uno non deve aspettare per entrare in una società per fargli attività di marketing. Uno può fare da esterno e crearsi un portfolio facendo tante cose di attività di marketing. No, ci sono alcune attività di marketing molto interessanti a costo zero. Uno le può fare per un'azienda, gli può effettivamente mostrare che riesce a portargli i clienti, e le volte che ho fatto così mi hanno assunto subito, le volte che alcuni ragazzi hanno fatto così per entrare a lavorare con noi li abbiamo assunti subito. Cioè, secondo me c'è questa cosa di, al di là del canale, la iperpersonalizzazione. Cioè, quando siamo partiti con Scalapay avevamo una semplice tattica, mandavamo una mail, la maggior parte delle aziende del nostro settore mandano mail a raffica, dicendo siamo una soluzione di pagamento, vogliamo aumentare il carrello manager. Noi abbiamo fatto uno screenshot della pagina del merchant, con dentro la dicitura di Scalapay come metodo di pagamento e sulla pagina prodotto, così loro vedevano sul loro sito, prima di tutto vedevano che avevamo speso del tempo a fare questa cosa sul loro sito, due, si rendevano conto del valore subito del prodotto vedendo solo un'immagine, e abbiamo fatto così conversione molto superiore rispetto alla mail fredda. E questo ci ha aiutato ad aprire tantissimi. Quindi mi immagino questo livello di personalizzazione fatti su N canali diversi. Io penso che la caratteristica principale che ha attirato l'investitore era l'attenzione verso il cliente. Il primo investitore americano, fondo grosso, che era Tiger, durante il processo di due diligence aveva contattato i nostri clienti, aveva contattato i nostri merchant, e aveva chiesto un parere sul prodotto. Hanno riscontrato un ottimo feedback, anzi alcuni clienti addirittura che dicevano amo Scalapay, e questo sapevano che era un prodotto molto molto unico, e penso questo legato alle metriche. Quando una persona ama un prodotto lo usa spesso e va a aumentare poi anche l'uso nel tempo. Hanno visto queste due cose e si sono un po' innamorati del progetto. Beh, chiedo quando è l'ultima volta che hai parlato con un cliente? Quali sono le domande che hai fatto? Se gli chiedi, lo vedi subito, una persona che chiede al cliente, saresti disposto a pagare 10 euro per questa cosa? Ok, sbagli madornale, che se per chi l'ha già fatto, l'ha già testato, si rende conto che quello che dice, che è disposto a pagare, quello che paga, sono due cose completamente diverse. Puoi avere una conversione 9 su 10, dicano di sì, poi vedi nell'app o nella vita reale 1 su 10 te lo fa. Quindi questo è capire che strumenti hanno usato e come effettivamente hanno risolto un problema guardando i dati. Chi l'ha fatto, lo fa tutti i giorni, lo dice in maniera, e può entrare anche in dettaglio, e lo dice in maniera molto sciolta.